Okay. I nostri amici cinefili, questo è sempre il nostro canale YouTube e oggi facciamo un'anteprima perché questo è un telefono della Sisvo, precisamente è il Sisvo R2 che, come vedete qui nella parte anteriore, eccolo qua, adesso lo fermiamo così lo vediamo meglio, integra nella sua parte superiore un mini proiettore, quindi potete proiettare l'immagine, un film, qualsiasi cosa direttamente su uno schermo bianco su qualsiasi superficie. È un prototipo, ci hanno detto che dovrebbe essere in produzione intorno alla fine dell'anno, il prezzo intorno ai 400 euro, però ancora è tutto un po' da vedere. Oltretutto integra qui all'interno del tasto home, un tasto fisico, integra il sensore impronte digitali. Per quanto riguarda l'hardware generale, dovrebbe essere un 6753, un octa-core 64 bit, quindi lo schermo risoluzione full HD, abbiamo 3 giga di RAM e 32 giga di ROM, quindi veramente tanto spazio per mettere film. E poi ecco qua, le potete vedere, potete andarlo a vedere direttamente sullo schermo. Oltretutto anche qui una rotellina, una piccola levetta per aggiustare il fuoco direttamente dello schermo. Altra novità sempre per quanto riguarda Sisvo, eccolo qua, è l'R9 Dark Moon. La particolarità è questa che vediamo qui dietro, quindi abbiamo uno schermo inkpad nella parte posteriore che potete usare come ebook, potete usare per mettere delle foto che vi piacciono particolarmente. Ecco qua, molto bello, anche non troppo pesante. L'estetica e il design, devo dire, mi piacciono particolarmente, anche con questi frame laterali un po' lavorati. Per andare a parlare della scheda tecnica, e qui invece siamo davanti a un MediaTek 6752, quindi un octa-core con una velocità di clock piuttosto alta, 1.7 GHz. Anche qua abbiamo 3 GB di RAM e 32 GB per la ROM. Anche questo è equipaggiato da Android 5.1 Lollipop. Fai vedere qua, ecco qua, vedete, questo è l'inkpad, vedete come si vede bene, qui ovviamente sono dei caratteri cinesi in questo momento, però guardate come si vede bene qui e come è facilmente visibile, vedete? Okay.